Ciao cari amici followers e bentornati in questo nuovo video. Ormai sappiamo cosa ci spetta. Ho preso un panino particolare, sapete che li dobbiamo provare. Ed ecco qua il gluten free burger. Un panino senza glutine. Ma prima non può mancare l'acqua. Proveremo il gluten free burger. Dentro questa scatoletta lo possiamo trovare. È incartato dentro a un involucro, un sacchetto di plastica. Davvero singolare come cosa. Eccolo qua, il nostro panino senza glutine con due dischi di carne e il formaggio. È particolare perché il pane senza glutine ha un sapore strano. Non è male, ma non mi fa impazzire. Nì, nì. Non mi piace molto, eh. È strano, è parecchio strano. Sarà che non sono abituato, ma non mi fa impazzire. Tenendo conto che sia senza glutine, è un sapore strano. Non penso abbia frumento, quindi è strano sto panino, molto strano. Il resto è buono. È il pane che ha un sapore strano. Mi fa storcere un po' il naso. Strano poi l'imballaggio. Non è il massimo. Non mi piace. Lo reputo pesante. Lo sento molto strano. È un blocco. Non è dei migliori, anzi. In assoluto quello che mi piace di meno. È un panino abbastanza particolare. Il pane non ha sapore, è insipido, anzi, lascia in bocca una nota che non è per nulla buona. Però per carità, ci sarà sicuramente a chi piace.
Però sono gusti. La cosa più appetibile è la carne e il formaggio, ma il pane secondo me rovina tutto. Ovviamente, ripeto, essendo destinata a persone che non consumano glutine, è normale che purtroppo certi sapori vadano a mancare. Non è di certo colpa loro, però non è nulla di che. Nulla, non mi fa impazzire, non riesco a continuarlo perché mi dà un senso di leggera nausea, nel senso che lo percepisco in modo nauseante, il sapore del pane, che ripeto, per me rovina tutto. Io ragazzi, concludo qui. Restate connessi per nuove esileranti avventure. Ciao!